sagome, figurine luminose che si muovono, si agitano nella notte, impegnate quasi in una danza. Non sono marziani arrivati sulla Terra da chissà dove. Queste sono le eccezionali immagini di tombaroli. Queste immagini, mai viste prima, mostrano i tombaroli che affondano nella Terra enormi spilloni, delle vere e proprie sonde. Predatori di reperti archeologici, individuati dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, mentre sono intenti a cercare preziosi tesori del nostro passato, da rivendere ai musei internazionali, a collezionisti importanti. E per farsene un'idea, basta tener conto di quanto fossero importanti nell'antichità città come Capua, con la sua scuola dei gladiatori, e come Pompei. Abbiamo altri tesori che non vengono valorizzati adeguatamente, non vengono scoperti, certo. Ci pensano i tombaroli, ma li scoprono questi tesori e poi li fanno sparire, mentre invece vanno conservati e fruiti. E questi sono gli spilloni usati dai tombaroli che avete visti nelle immagini. Questi sono di una misura medio piccola, ma ce ne sono anche di più lunghi, addirittura arrivano alla lunghezza di 2 metri. È un lavoro che si tramanda di padre in figlio. E attraverso lo spillone lui è certo di trovare quello che cerca, cioè la tomba o il reperto archeologico, che anzi spessissimo danneggiano anche irrimediabilmente. I carabinieri, che hanno indagato 51 persone e ne hanno fermate 12, hanno scoperto un'intera squadra di tombaroli che veniva proprio dal quartier generale del clan camorristico dei Casalesi, Casal di Principe.